abbiamo fatto la discesa con oltre 70 canoisti, con una gondola, sulla quale gondola c'era ad esibirsi un tenore, un cantante lirico, Alessandro Veletta. È una cantante pop che si chiama Valentina Londino, seguiti, affiancati da me, con un sound system da 600 watt su una canoa di tipo Dragonboat e altri Dragonboat che portavano giù una quarantina di persone a pagaia, oltre a 70 persone sui kayak, e siamo arrivati alla volta della darsena, dove appunto c'è stato questo concerto galleggiante, itinerante lungo il naviglio. Siamo andati su e giù in un naviglio grande, illuminato a festa, e è stato uno spettacolo unico al mondo. Nato 2 anni fa da una mia idea. Io ho incontrato Alessandro Veletta, che è anche un nuotatore di fondo, facevo assistenza alla Gran Fondo dei Navigli organizzato da Tommaso Reverdini. E lui nuotava al mio fianco, io l'ho incoraggiato, poi ci siamo rivisti alla cena di gala finale, io ho sentito la sua voce quando ho scoperto che era un cantante, lui mi ha ringraziato per il sostegno che gli avevo dato e gli ho confessato che avevo un sogno di sentir cantare Nessun Dorma lungo il Naviglio, e già l'anno scorso abbiamo iniziato, abbiamo fatto una cosa un po' più intima, quest'anno invece siamo riusciti a coinvolgere, grazie anche degli altri amici, di acqua rafting e della canoa sul Viale Martesana, abbiamo organizzato questa discesa con parecchi amici canoisti e soprattutto poi con il dragonboat della canottiera di San Cristoforo e la gondola della canottiera di San Cristoforo. Lo scopo è quello di far vivere i navigli in maniera positiva, i navigli alla darsena. Io sono in prima linea con una pagina Facebook, una onlus che si chiama Gli angeli dei navigli, e siamo quelli che hanno tirato fuori nell'ultimo periodo. Siamo balzati agli onori della cronaca per aver tirato fuori una cinquantina di biciclette del bike sharing nel Naviglio Grande, in Darsena e nel Naviglio Pavese, e abbiamo l'obiettivo di tenere puliti anche gli altri canali e gli altri navigli milanesi. Abbiamo avuto delle immagini e dei contributi video da parte di Paul Pablo e di Alessandra Antonini e anche da parte di Tommaso Romagnoli.